fede una persona fa. Io forse se avessi iniziato a denunciare prima magistrati e la mia ex moglie, forse non sarei arrivato al 2010 in queste condizioni, o al 2015 ancora in queste condizioni, cioè dovermi ritrovare in un'aula di tribunale a difendermi da accuse che non stanno né in cielo né in terra. Al di là del fatto che io ho scritto quel blog quando ormai mia figlia non veniva più con me, quindi io comunque non la vedevo più e di conseguenza non avevo più, nulla da perdere. Per il resto in realtà, anche sotto il profilo della mia amministrazione, del mio lavoro, io ho dimostrato ai miei superiori per primi le prove che avevo. Siamo carabinieri, noi. Ma poi si vede anche l'affetto che ti circonda. Certo, ecco, voglio dire, essendo carabiniere, io capisco se posso arrestare o no una persona, capisco se uno ha commesso un reato oppure no. E come lo capisco per le persone normali, a maggior ragione lo capisco per chi, come i magistrati, fanno un lavoro per cui dovrebbero essere al di sopra di ogni sospetto. Certo, situazioni davvero molto delicate. Noi ringraziamo Fabrizio Donato. Un'ultimissima domanda: vorrebbe lanciare un messaggio di speranza proprio per quanto riguarda, ecco, il settore che si riferisce all'ambito del diritto di famiglia, perché purtroppo ci sono molte ingiustizie che comunque non sono determinate dal fatto che magari la magistratura voglia agire in modo inappropriato, ma purtroppo ci sono delle dinamiche, dei meccanismi che creano delle condizioni tali da far, ecco, trovare, soprattutto parliamo di coloro che sono di sesso maschile, diciamo i papà che sono separati, gli uomini che comunque hanno avuto delle diatribe, degli attriti con le proprie compagne, con le proprie mogli e che si trovano in un'aula di tribunale, ecco, un messaggio per far sì che ciò, ecco, per dirla in termini molto ottimistici, che ciò non accada più. Ecco, cose che si potrebbe fare secondo lei per poter fronteggiare in modo adeguato queste problematiche e sperando che possano essere comunque risolte in tempi, ecco, non troppo avanzati, perché purtroppo coloro che subiscono situazioni di questo genere ce ne sono. Ecco. Le prime due cose che mi vengono in mente sono, per primo, il tenere ma veramente in considerazione il benessere del minore. In Italia a parole lo fanno tutti. Infatti sentivo nel corso, diciamo, del processo che si parlava di bigenitorialità, e quindi da quello che c'è compreso. Che sia una vera bigenitorialità. Ma da quello che... E la seconda cosa invece è che nel momento in cui viene alla luce che uno dei due coniugi ha usato delle false denunce oppure comunque ha utilizzato dei mezzi subdoli per allontanare il figlio dall'altro coniuge, punirlo severamente. Cioè sono dei reati questi che non ammettono replica. È come andare a derubare scippando una persona anziana. Cioè, chi commette questo genere di reati sono delle persone, al di là del tossicodipendente, che voglio dire può essere comprensibile perché in quel momento non è incapace di intendere di volere. Io ragiono su persone che sono normali, non sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o quant'altro. Cioè chi utilizza dei minori oppure comunque commette dei reati nei confronti di persone che sono incapaci o fisicamente o psicologicamente di potersi difendere, non bisogna avere nessuna pietà per questa gente. A maggior ragione se chi lo commette è uno dei due genitori. Anche perché il figlio ha bisogno di entrambi i genitori. Certo. Nel momento in cui viene condizionato contro uno dei due genitori, purtroppo il figlio non cresce in modo adeguato. Alla fine rimane orfano di un genitore vivo. Ed è questa la cosa più brutta. In Italia purtroppo a parole tutti quanti le persone che contano, dicono ah no, i minori, ma in realtà poi ai minori, cioè è un discorso economico, le separazioni, i divorzi, le case famiglia, tutto gravita intorno ai soldi, quindi il bambino viene visto come un bancomat alla fin fine. In realtà se queste due cose venissero di base accettate e messe in pratica, cioè il fatto che comunque entrambi i coniugi devono vivere la vita dei figli e che quando qualcuno sbaglia, già questo potrebbe essere una buona base di partenza. Benissimo, la ringraziamo e buon proseguimento. Altrettanto. Buona giornata.